l'eccesso di friggitorie, di sprizzerie, di pizzetterie in un luogo molto ristretto, perché noi presenteremo i dati dai quali viene fuori che si tratta soltanto del 2% di tutto il territorio comunale, ma sul 2% dove insiste una percentuale molto alta di queste attività commerciali. Quindi abbiamo detto stop, diamo delle indicazioni e delle regole per tutelare meglio il nostro centro storico, il centro UNESCO, la buffer zone, dei luoghi particolarmente fragili, particolarmente belli, particolarmente impattanti dal punto di vista dei beni archeologici, dei beni monumentali, dei beni paesaggistici della nostra città, nei quali sospenderemo le autorizzazioni per aprire nuove attività commerciali di food e beverage per 3 anni. Lo abbiamo fatto perché ci teniamo a conservare, preservare e tutelare l'identità della nostra città. Bloccata per 3 anni l'apertura di ulteriori attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'area del centro storico UNESCO e l'ampliamento di quelle esistenti, per salvaguardare le aree di alto valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico e a tutela delle attività tradizionali e della qualità di vita dei residenti. Una decisione del Comune presa d'intesa con la Regione e le associazioni di categoria e in accordo con la Soprintendenza. Deroghe sono previste per le attività di somministrazione collegate a mezzi di trasporto, mense e bar aziendali, alberghi, librerie, teatri, cinema e musei e per le attività artigianali dei pastori in via San Gregorio Armeno. In quella strada non si potranno aprire altro che botteghe artigianali. L'abbiamo fatto perché ovviamente San Gregorio Armeno è la strada più conosciuta probabilmente in tutto il mondo, l'abbiamo fatto perché lì c'erano tutte le condizioni economiche e occupazionali. È una sperimentazione che cominciamo con San Gregorio e poi la faremo anche per altre strade di Napoli. Noi abbiamo bisogno di un'offerta di qualità che intercetti sia i bisogni dei cittadini che del grande afflusso turistico che abbiamo in città. Bisogna alzare la qualità. Per far questo abbiamo la necessità di avere un sistema regolato, perché una completa deregulation, l'abbiamo visto, sicuramente non ci consente di avere quella qualità che la città si merita e che deve avere. Quindi, seguendo quello che è già stato fatto in altre città italiane d'arte, avremo un blocco di ulteriori aperture per alcune tipologie di attività commerciali. In questa maniera pensiamo di riuscire ad avere un mix di attività e di azioni che consentono, diciamo, una gestione più ordinata di tutta quella che è l'offerta commerciale del centro storico.